Uhuru Kenyatta non è un criminale di guerra. Cadono le accuse della Corte Penale Internazionale contro il presidente del Kenya, che si è mostrato in aula visibilmente emozionato. Il procuratore della CPI ha ritirato ogni accusa di crimini contro l'umanità e i suoi danni. Kenyatta era il primo capo di Stato e per lo più in carica a comparire davanti alla Corte dell'Aia. Kenyatta è abbastanza popolare nel paese. La notizia è stata accolta con gioia da molte persone. Sono molto soddisfatta, dice questa donna. Siamo contenti che il presidente sia di nuovo a casa e possa di nuovo concentrarsi sul suo lavoro. È giusto che i giudici abbiano esaminato le prove e abbiano visto che le accuse sono inconsistenti. È bene anche che sia stato lo stesso procuratore a lasciar cadere le accuse. Kenyatta era stato accusato per le violenze che seguirono le elezioni del 2007 in cui morirono oltre 1000 persone. La notizia ha anche provocato critiche, dato che la Corte, da quando è stata istituita nel 2002, ha avuto appena 7 sospetti in custodia, lanciando 9 indagini tutte in Africa, con risultati assai scarsi.